E ora torniamo in trasmissione. Questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, che va in onda da Radio Gamma 5. I telefoni per intervenire in trasmissione sono 049 700 700 e 700 838. Ricordo che Claudio Simeoni non è presente in questa trasmissione perché è impegnato nella fiera di Vicenza Libri. Casomai dopo, più tardi, ripeterò gli orari e il posto dove trovarla. Allora, torniamo sul nostro discorso del paganesimo e della stregoneria. Leggo da un autore abbastanza conosciuto in ambienti alternativi questa frase: l'universo vuol giocare. Coloro che rifiutano per sé la vita spirituale e scegliono la contemplazione pura rinunciano alla loro umanità. Coloro i quali rifiutano per ottusa angoscia, quelli che esitano, perdono la loro chance alla divinità. Coloro che si fondano, cieche maschere di idee e scalciano intorno cercando qualche prova della propria solidità, finiscono per guardare da occhi di morti. Stregoneria, la coltivazione sistematica di coscienza arricchita o non ordinaria e il suo impiego nel mondo dei fatti e degli oggetti per procurare i risultati desiderati. Ecco, questo è importante nel discorso del paganesimo. Tutto quello che noi andiamo a costruire nella vita, tutto quello che noi andiamo a fare, ad agire, non deve essere legato come ricompensa a un Dio, non deve essere legato come ricompensa a una divinità o a qualche fede, ma deve essere legato alla costruzione della nostra esistenza, alla costruzione del nostro momento di vita. Non deve essere finalizzato al raggiungimento di un presunto al di là e non deve neanche essere cercato come gratificazione verso un Dio monoteista che non esiste. Tutto quello che nel paganesimo avviene, avviene tramite noi e tramite le divinità che vivono con noi, e sempre per arricchire il momento presente e il nostro, è la nostra vita, il nostro, la nostra biologia, il nostro mondo. Pronto, che è Francesco? Sì. Ciao Francesco, sono in loco. Sì, ciao. Senti, queste figure, no? Queste, che sono tantissime, sì. Che sono all'esterno, diciamo così, all'esterno di noi, no? Cioè, non sono solo all'esterno di noi, vivono anche dentro di noi, vivono con noi. Sì, ma proprio questo volevo, arrivavo a questo, no? Sì. Che c'è chi li definisce intelligenze celesti, gli spiriti elementari, no? Tutte queste figure non sarebbero altro che, come possiamo dire, una sorta di influenze magnetiche che, scavalcando quello che in psicologia viene definito ESP, percezioni extrasensoriali, riescono, come possiamo dire, ad arrivare al corpo astrale, al corpo delle sensazioni, emozioni e tutta una serie di cose. Tu sei d'accordo su questo, che sono influenze magnetiche? Ma vedi, no, scusa, metto su perché sono. Sì, vabbè, d'accordo. Ecco. Cerco di dare una risposta, ma la risposta è sempre in base alla mia sensazione e alla mia dimensione. Allora, per noi pagani, qualsiasi forza è divinità. Ad esempio, anche la seduzione, anche il modo di essere, ad esempio la tristezza, la felicità, la malinconia, anche il percepire le cose in una certa maniera, sono una divinità. E queste sono divinità che certe volte hanno sopravvento. Il fatto che noi siamo sensibili a qualcosa, la sensibilità ad esempio nostra alla bellezza, la nostra essere portati verso l'amore, o essere portati ad esempio verso il tatto, già il discorso ad esempio della tristezza è una divinità. E di conseguenza è una divinità che convive con noi, che abita con noi, e sono divinità che possono avere il sopravvento in certi momenti, però queste divinità sono utili nel momento in cui noi le sappiamo conoscere, le sappiamo affrontare. Esistono logicamente molteplici forme di esistenza, e non esiste cioè soltanto una forma di esistenza di tipo biologico, come noi viviamo, come noi siamo, ma esiste anche un'esistenza di tipo appunto materiale, cioè nel senso che anche le cose hanno una loro dimensione vitale, anche una pietra ha un suo influsso, nel senso che anche la pietra ha una sua possibilità. Certo, esistono forme di comunicazione che possono essere magnetiche, che possono essere elettromagnetiche, che possono essere sensibilità, ma sono
molteplici forme di comunicazione. Ad esempio esiste una possibilità di comunicazione, ad esempio tramite i profumi, esistono ad esempio la possibilità di comunicazione tramite anche altre sostanze, cioè tramite sostanze chimiche. Ad esempio il rapimento, che può essere in certe zone, può essere dovuto a influenze di tipo magnetico, al discorso ambientale, al tipo dell'acqua. Sì, pronto? Niente, troppo tardi la telefonata. Di conseguenza può esserci anche questo, ma non sempre bisogna pensare agli influssi che ci arrivano come influssi negativi. Certe volte servono a richiamarsi al mondo. L'esempio che noi abbiamo della bellezza che fa girare la testa è un nostro richiamo a una nota sensazione e al fatto di guardare il mondo. Perché nel paganesimo tutte le essenze sono nel mondo e vengono percepite? Completiamo il discorso che avevo accennato prima, il discorso di Diana. Noi ad esempio abbiamo il caso di Gesù Cristo nel monoteismo, che non ha sensazioni, non ha necessità fisiche. Quando l'abbiamo visto ad esempio la necessità di lavarsi o la necessità di fare qualcosa, non c'è mai stata. Noi abbiamo nel caso ad esempio di Diana la necessità ad esempio che ha di lavarsi e del piacere che prova nel lavarsi, ma abbiamo mai visto il Dio dei cristiani, il Dio degli ebrei e il Dio dei musulmani che abbia questa necessità, la necessità di lavarsi? Allora significa che anche le divinità provano un piacere nell'avere un corpo, nell'avere una sostanza tattile che io posso toccare. E questo è il segnale, e chiamiamolo il messaggio, forse in termine un po' brutto, che gli dei si devono dire: fa, voi non dovete mai prescindere dalla vostra capacità di percezione, da quello che voi siete, da quello che voi avete, e tramite i vostri sensi, e tramite il vostro essere, e tramite la vostra materialità, che avete la possibilità di entrare in contatto con il mondo. Non pensate che ci possa essere una mistica, un'ascesi, che vi possa portare alla divinità, perché la divinità che voi potete raggiungere appartiene sempre al vostro corpo, al vostro mondo e al vostro modo di essere. E la divinità non la trovate solo andando nei cieli, ma la trovate camminando per terra, camminando con i vostri piedi. Faccio un esempio che può sembrare che faccia anche sorridere. C'erano addirittura alcuni sacerdoti in antica Grecia a cui veniva vietato di lavarsi i piedi. Perché? Perché dovevano avere la necessità di essere sempre in contatto materiale con la terra. Facciamo un altro esempio che dà la differenza tra paganesimo e monoteismo. Noi abbiamo, nel monoteismo tipo cristiano, abbiamo la divinità, abbiamo Cristo che ha i piedi forati. Sappiamo benissimo che avendo i piedi forati non si può camminare ed ogni passo è una sofferenza. Nel discorso invece pagano abbiamo una divinità come Pan che ha gli zoccoli per meglio calcare il terreno, proprio per comprimere la terra, per sentire la terra, per correre di più. Abbiamo sempre divinità che sono sempre legate a dei luoghi. Noi abbiamo ad esempio l'esempio di alcune divinità tipo Pan che insegue la ninfa siringa, e la ninfa siringa si tramuta appunto in canne, in siringhe. Benissimo, di fronte a questa trasformazione Pan non ne rimane deluso, non ne rimane sconfitto, ma è capace di trasformare quella situazione nella creazione di qualcosa, cioè di creare tecnologia, crea il flauto di Pan da una perdita, da una cosa che lui non ha potuto raggiungere, che non ha potuto afferrare, ne crea un'altra ed emette il suono. E di conseguenza dice, qualsiasi situazione, anche se ha una conseguenza inaspettata per te, quella conseguenza inaspettata devi avere la capacità e la volontà e hai la possibilità di trasformarla in qualcosa di utile per te stesso, perché in fondo, quando mai avete visto il Dio dei cristiani, il Dio degli ebrei e il Dio dei musulmani suonare? Quando mai l'avete visto? Quando mai ve l'hanno raffigurato il Dio dei cristiani che suona? Che è necessità del suono? Cioè, ma il suono lo sappiamo che è un piacere a chi è dotato di orecchie. Quando mai vi hanno parlato di un Dio dei cristiani, dei monoteisti che è capace di parlare e di ascoltare, che abbia le orecchie? Addirittura noi abbiamo Pan che ha una capacità uditiva molto forte, e questo qui significa chiaramente che solo tramite quello che si è e quello che si ha, senza rinunciare a se stessi, senza rinunciare a niente di se stessi,
perché il paganesimo dice dovete portare qualsiasi cosa sempre all'esterno, all'estremo, dovete sempre utilizzarla, sempre dovete averne coscienza di qualsiasi cosa, non c'è nessuna parte di voi che è marginale, che non significa nulla, che non ha valore, che può essere lasciata perdere. I cristiani dicono fa avete il sesso ma potete rinunciare al sesso per la gloria di Dio. Bel Dio stupido quello che ha bisogno che voi rinunciate al sesso, ma dove sta questo? Perché questo? Non serve, perché il paganesimo dice qualsiasi cosa che esista ha una sua dimensione e ha una sua utilità. Di conseguenza qui notiamo la differenza tra la criminalità dell'essere monoteisti e la libertà di essere che noi abbiamo nel paganesimo. Sì, torniamo in diretta, io mi sono un attimino fermato perché ho preso una telefonata in privato. Allora, una cosa che io volevo, parlando con questo ascoltatore in privato, ribadire era questo. Le divinità nel paganesimo non sono solo l'emanazione o il frutto che noi le creiamo, sono anche questo, cioè i pagani possono sempre creare le nuove divinità. Le divinità non sono solo quelle che noi abbiamo dalla mitologia. Alla mitologia noi possiamo aggiungere nuove divinità, noi possiamo modificare la nostra energia e crearne altre, ma le divinità sono sempre presenti. Io appunto facevo l'esempio con l'ascoltatore, una montagna può esistere come insieme di terreno, pietre e alberi, e noi vediamo solo questo se noi vogliamo nella montagna. Una valle, per noi può essere solo una valle, per noi pagani sappiamo che esistono le napee. Sappiamo che esistono le oreadi, che sono le ninfe delle montagne. Benissimo, queste ninfe esistono, possono anche essere dormienti, ma queste essenze sono sempre nel mondo, sono sempre presenti nel mondo. Cosa può succedere e cosa avviene? Se noi abbiamo una montagna e la percepiamo solo come essere materiale, come soltanto essenza di insieme di pietre, terra e qualcos'altro, benissimo, e la trascuriamo, prima o poi questa montagna ci regalerà qualche frana, ci regalerà qualche smottamento. Bene, questa forma di manifestazione noi la possiamo interpretare come pagani, come un richiamo fortissimo e violento verso l'uomo, dire fa tu mi trascuri, ma tu ne hai bisogno di questa montagna per vivere. Trascurando me come essere sia materiale, sia come essere di energia, sia come divinità, logicamente non ne trai nessun beneficio e sarai condannato dai tuoi errori, non da Dio, dai tuoi errori, a trovarti che io frano. Stesso discorso può valere per una sorgente. Una sorgente in montagna può essere coltivata, può essere seguita, la ninfa ci sarà e ci servirà, ma nel momento in cui noi dovremo trascurarla, questa ninfa farà di tutto per essere vista, perché hanno bisogno di vivere con noi e comunicherà nella maniera più estrema. Di conseguenza, la maniera più estrema potrebbe anche essere che, ad esempio, partecipa anche lei alla creazione di una frana o di un allagamento, di uno smottamento, proprio perché è un richiamo. Esiste, ad esempio, il discorso della violenza, e la violenza esiste anche perché sono delle divinità che sono trascurate. Di conseguenza, più noi trascuriamo... Sì, pronto? Sì. Allora, più noi trascuriamo queste cose, e più queste cose faranno di tutto per farsi richiamare. Ricordo il numero telefonico per chi vuole intervenire nella trasmissione, che ricordo che la trasmissione è in diretta, è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, e il numero telefonico è 049-700-700 e 049-700-838. Ecco, allora, dicendo, il trascurare le cose, qualsiasi cosa, il trascurare anche noi stessi, provoca sempre delle conseguenze negative. Perché noi stessi dobbiamo avere cura di noi, cioè noi non possiamo trascurare noi. E come noi, se noi trascuriamo noi, trascuriamo il mondo, questo mondo andrà verso la demolizione. Parlavo prima del discorso, ad esempio, della guerra e della violenza. Benissimo, noi sappiamo che la violenza e la guerra ben difficilmente e mai scompariranno. La lotta apparterrà sempre alla nostra vita, alla nostra forma biologica. Di conseguenza non possiamo chiuderne gli occhi.
non possiamo dire non siamo responsabili, noi dobbiamo fare in modo di poter controllare queste divinità. Logicamente nel momento in cui noi queste divinità le trascuriamo, non le seguiamo, loro saranno sempre più forti verso di noi, cioè si richiameranno al mondo in maniera sempre più violenta. Logicamente noi abbiamo una dimostrazione di una escalation di violenze di tipo della guerra, ma perché sappiamo che esiste una divinità che si chiama Marte e che il suo agire appartiene alla guerra. Benissimo. Negli antichi c'era la capacità di interagire con queste divinità, di controllarle, di limitarle, di renderle nel loro spazio. Nel momento in cui non sono più controllate, queste energie si scatenano contro di noi, queste energie ci diventano pericolose. Perché, ad esempio, nel paganesimo c'è sempre stata la necessità di essere in contatto con tutte le divinità? Perché il mondo, essendo così molteplice, tutte le divinità vanno seguite. E il fatto di poterle controllare in un pantheon, il fatto che possono interagire con te e tu le conosci e le puoi utilizzare, puoi anche imporre loro un comportamento. Nel momento in cui tu distruggi un pantheon, distruggi una percezione, distruggi un mondo, una capacità di interagire con queste, queste vanno per se stesse ed arriviamo a un discorso caotico in cui tutto entra in collisione e in cui tutto logicamente sarà sempre portato all'estremo, in cui tutto non potrà più essere controllato. E questo è un grave problema. Per questo, ad esempio, il paganesimo dice siete sempre voi i responsabili, avete sempre voi la possibilità, avete sempre la possibilità di dire di non scegliere, perché di fronte a questa situazione uno può sempre dire io scelgo di essere cosciente, io scelgo di essere responsabile, io scelgo di diventare me stesso, di essere me stesso. E c'è chi rinuncia, c'è chi trova più comodo prendersi come una maschera il discorso monoteista di una religione che ti viene data, che ti viene offerta, che ti propone una soluzione fasulla e falsa, a cui tu ne vieni sottomesso, in cui appunto tu ne vieni dominato. Questa è una scelta che uno fa, però ne è sempre responsabile, perché la sua scelta non può dire io non l'ho fatto per comodità, l'hai fatto e di conseguenza ne sei responsabile. La mancanza di responsabilità verso se stessa, la mancanza di fedeltà verso a se stessa, porterà sempre a delle situazioni di distruzione totale. Vediamo ad esempio cosa sono stati in questi 2000 anni il monoteismo. Il monoteismo è sempre stato un insieme di criminalità, di violenze. E queste violenze perdurano e continuano e continueranno sempre più. Noi avremo sempre che i monoteisti cercheranno di imporre una loro scelta, di imporre la loro unica scelta. E ricordatevi che i monoteisti, nel momento stesso in cui loro possono dire che detengano la verità, che non è vero perché non esiste un'unica verità, da quel fatto di detenere una sola verità, di detenere loro la verità, saranno motivati poi per passare anche a vie di fatto per imporla. Di conseguenza questo è importante, percepire le cose come stanno e come sono, e soprattutto non lasciare spazio al monoteismo. Sì, pronto? Sì, ciao. Ciao. Ascolta, al di là che uno possa essere cristiano, musulmano, sì, può essere, mi bisognerebbe dire delle robe interessanti, e questo denota proprio che siamo drio andare verso un cambiamento, anche se vorrà centinaia di anni. Sì, per questo bisogna farlo però. Sì, beh, dell'agire che dopo, perché parole, siamo d'accordo, guarda, viene Zaza che massa che parlano, e dopo magari agisce anche al contrario, non come chi parla. Io sì, ma l'importante è che le cose vengano affermate, poi hanno le loro gambe per muoversi, insomma, perché la parola... Insomma, va bene, dai. Di pure. E qua, adesso ti ho detto al di là, insomma, di quello che puoi pensare, mi conosco anche Claudio, va bene, sì, insomma, sì, per farmi dire mi credo in un Dio, ma però quando che ti riconosci in tutte le cose un Dio, una divinità, più o meno, insomma, se puoi anche dire, sì, più o meno, nel senso, scusa, perché sì, dopo, bene, andare a parlare di Dio se una roba, addirittura gli orientali dice che è suo, che è grave solo pensare, perché non riusciamo a concepire, ma in ogni modo questi discorsi secondo me sono positivi, ecco. Ti ringrazio in ogni modo e ti saluto. Grazie a te. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Sì, beh, il nostro ascoltatore affermava che gli orientali, cioè alcune religioni dell'Oriente, affermano che non si possa neanche parlare di Dio,
chi sia errato appunto a parlarne. Invece noi sappiamo che di ogni divinità bisogna parlare, altrimenti questa divinità si ritorce contro di te. Sì, pronto? Francesco, sono sempre io. Intanto ti faccio i complimenti perché tu hai una capacità infinitamente migliore di Claudio di spiegare le cose. No, beh, dai. No, te lo dico proprio sinceramente, perché io con Claudio delle volte l'ascolto così, sarà perché è troppo alto? No, va benissimo, dai. Lui parla velocemente, poi delle volte... Aspetta che te lo abbasso un momento. Sì. Sì, ecco, ricordo sempre il numero telefonico che è 049-700-700. E l'altro numero è 049-700-838. Sì. Mi senti? Sì, io ti sento. No, anche perché delle volte lui parla troppo velocemente, un po'. No, io vorrei ritornare al discorso della montagna che hai fatto tu. Sì. A questo punto, davanti alla montagna, ci sono sensazioni diverse, no? Ci sono, mettiamo 10 individui o 100 individui, hanno tutte delle sensazioni diverse. Può essere quello che si sente la montagna, cioè si identifica con la montagna, c'è quello che a un certo momento ha il terrore della montagna perché ha la sensazione che gli cade addosso e via così tutta una serie di sensazioni. Qualcuno che non si sente assolutamente libero perché la montagna gli impedisce di andare oltre. Esatto. Allora a questo punto io dico, perché a queste diverse sensazioni, tutto questo diverso piano emozionale, così, ci deve essere per forza, cioè bisogna definire tutte queste sensazioni dandogli un nome a un certo tipo di divinità, cioè quello che ha paura della montagna perché si sente oppresso, indubbiamente dovrebbe avere una figura che lo opprime, del quale viene dato un nome. Non ho capito, cioè questo, dico, che necessità c'è di definire tutte queste sensazioni, queste emozioni, questo modo diverso di captare certe energie, sia positive che negative, che poi sono tutte positive, onestamente. Sì, esatto, è solo un uso che ne viene fatto. Sì, dipende soltanto da quanto uno riesce a superare queste cose. Sì, esatto. E perché è chiaro che se uno ha la sensazione che la montagna gli cade addosso, praticamente è un tipo timoroso. Ha un tipo di sensibilità che è più portato per altre forme di energia. Ed è anche per lui positivo in quanto riuscirà in seguito a superare questo. Allora, io dico però tutte queste, questa sorta di sensazioni, di emozioni, di stati d'essere, a questo punto, per quale motivo dargli una definizione? Per esempio, la montagna che a uno dà la sensazione di oppressione, di questo terrore, chi è questo Dio? Come viene chiamato? Ad esempio, il panico viene dal Dio Pan, ma pensa che addirittura il Dio Pan si spaventava lui stesso delle stesse cose che panicava. Allora, io, Francesco, ti ringrazio, perché finalmente sono riuscito a vedere un po' più chiaro, non in quanto io posso credere, io credo, io faccio il pittore, perché da sempre, perciò vivo queste sensazioni, e delle volte lo vedevo attraverso i quadri, uno può fare un quadro e poi magari la sera quando lo rivedo non mi piace più, poi magari dopo una settimana lo vedo e mi riconosco dentro, perciò vuol dire che io esprimo le sensazioni, le emozioni in quel determinato momento. Esatto. E questo vale per tutti, perché tutti, c'è chi si esprime attraverso i quadri, chi attraverso la musica, chi attraverso la parola. Tu hai un dono incredibile, quello di riuscire a far capire le cose. Grazie. Ciao. Ringrazio l'ascoltatore, ma appunto io dicevo che esiste una divinità che è molto importante nel paganesimo, che è Pan, che appunto dà il nome panico, ma addirittura Pan, pur essendo il dio del panico, della paura, ha paura di se stesso certe volte. Sì, pronto? Pronto? Sì. Buonasera, è Giovanni che parla. Sì, ciao. Dunque, volevo dire una cosa. A parte il fatto che su quel che riguarda tutta questa storia di queste religioni, io le seguo e soprattutto mi interessa per l'influenza che hanno avuto praticamente sull'umanità, quando hanno condizionato praticamente il coso. Vi ascolto e a volte dite anche delle cose giuste, a volte non sono... D'accordo, comunque... Nessun problema. C'è nessun problema su questo. Sì, beh, vi ascolto comunque, a me piace ascoltare e sentire quello che dicono tutti quanti e poi trago le conclusioni, no? Volevo dire una cosa però, cioè quando si parla di monoteismo, no? Sì. Sembra che all'improvviso qualcuno ha avuto un flash, no? Ha scoperto che c'è un Dio solo e via di seguito. In realtà le cose proprio non stanno in questo modo, no?
cioè seguendo anche il discorso su quel che riguarda la Bibbia e via di seguito, no? Sì. Pur essendo stata manomessa con traduzioni più o meno opportunistiche, sì, e via di seguito, si può notare una cosa, cioè il Dio monoteista in realtà era un Dio pagano. No? Sì, erano più divinità pagane riciclate. Una divinità pagana che è stato scelto da questo piccolo popolo, no? Da questa tribù, sì, no, di ebrei, che poi si è ingrandita, è cresciuto, diciamo, quel tempo, è diventato poi il Dio universale e via di seguito. Ma in realtà no, non era altro che un Dio pagano in pratica. Sì, ma infatti. Esistono anche appunto ebrei che vogliono tornare al paganesimo, esistono comunità di... Era un dio in esclusiva degli ebrei, poi è diventato, si sono appropriati altri popoli e poi è cresciuto, si è mescolato con altre... Sì, beh, loro hanno preso anche le mitologie degli altri popoli, sì, gli ebrei. Sì. Comunque... Con altre culture, poi la Chiesa ha attinto un po' da quello che è anche la filosofia greca e altre, sì, filosofie. Ad esempio, non so, un'opinione mia mi dà la sensazione che anche su quel che riguarda il cristianesimo poi in realtà sia preso in prestito qualche filosofia anche valida, presa in prestito, sì, che poi si è sviluppata e ha avuto i suoi effetti in negativo e in positivo, sì, insomma. Sì. Ecco, ti rispondo per radio, va bene? Sì, sì, allora, vai, grazie. Ciao. No, allora, questo ascoltatore mi dà l'occasione per intervenire su alcune cose. È certo che alcune cose possono essere prese ed essere cose positive, ma poi vengono anche degenerate. Allora, facciamo un esempio ben concreto che così riusciamo anche a comprendersi. Ad esempio, prendiamo il fatto dell'esplosione della centrale atomica di Chernobyl. Se noi prendiamo i singoli ingredienti, prendiamo la grafite, vabbè, potremmo farci le matite, che forse era meglio. Prendiamo l'acqua, potremmo anche bersela. No, la usiamo per raffreddare un reattore. Prendiamo l'acciaio con cui costruiamo questa centrale. Prendiamo il cemento. Benissimo, potremmo costruire delle case. O potremmo non costruirle, potremmo fare qualcos'altro, potremmo fare tante altre cose. Queste cose prese singolarmente sono cose che non sono nocive o che non sono pericolose. Prendiamo l'uranio, lo lasciamo nelle varie miniere e più di tanti danni non faceva. Noi li assembliamo assieme, li usiamo male e provochiamo la distruzione di Chernobyl. Benissimo, questa è la dimostrazione che aggregando delle cose che pese singolarmente sono positive, sono anche belle, non sono pericolose, creiamo il mostro, creiamo veramente la cosa terrificante. Benissimo, partiamo da questo per dire, va bene, i cristiani e i monoteisti possono aver assemblato varie cose che erano positive, va bene, le hanno assemblate ma hanno creato un mostro, di conseguenza noi potremmo fare un'opera di demolizione delle varie cose e di ritornarle alla loro origine, però il fatto di come sono state assemblate, di come sono state messe assieme, quello rimarrà un mostro. E quella descrizione che ne è stata generata rimarrà sempre nel museo di storia criminale, cioè appunto il monoteismo. Allora, facciamo sempre un discorso, parlavamo sempre di questa centrale di Chernobyl. Benissimo, diceva, è impossibile che il monoteismo sia venuto fuori all'improvviso. Può essere possibile che sia venuto fuori anche all'improvviso. Sicuramente sono dei fattori determinanti, dei fattori anche biologici, ad esempio, che hanno determinato la creazione del monoteismo. Poniamo il caso le persone che vengono contaminate dalla radiazione nucleare. E poi mettiamo il caso che queste qua portino in se stesse una mutazione genetica che sia destinata, per motivi vari, a ripercuotersi nei figli e nelle generazioni successive. A questo punto noi avremo la creazione di una variazione della specie biologica che sarà diversa agli altri. Nel momento in cui questa specie biologica penserà di essere superiore agli altri, pur avendo una simile forma estetica, logicamente se non ha la coscienza di quello che è successo o di quello che è o di quello che è avvenuto, può anche diventare e dire io rappresento la migliore forma genetica possibile e di conseguenza posso avere anche il diritto e la possibilità di modificare le cose. Vedo che ho sforato, mi scuso, no, cioè
Non mi ero accorto dell'orario, benissimo. Allora, io chiudo qui la trasmissione, che è Magia, Stregoneria, Paganesimo, che viene in onda ogni giovedì su Radio Gamma 5 dalle ore 15 alle ore 16.30. E sarò in trasmissione anche questa sera dalle 19 alle 20. E Claudio Simeone non c'è perché è in fiera del libro a Vicenza. Lo potete trovare tutti quanti i giorni fino a domenica prossima, con quel seguente orario, dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 20 e domenica 14 e sabato 13 dalle ore 9.30 alle ore 20. Chiudo la trasmissione e mi scuso per chi mi segue se ho sforato un po'. Arrivederci, ci sentiamo tutti quanti questa sera alle ore 19.